Una persona non si deve incazzare, per l'amor di Dio, perché perde una finale, che sia di Coppa Italia, della Supercoppa, della Champions, il campionato, sto cazzo fritto. Ma la persona si deve incazzare per come la propria squadra perde una partita. Prima parte, il primo tempo. La Juve è partita bene, da Dio, subito gol con una distrazione della difesa del Napoli. E va bene, poi subito dopo ha creato altre occasioni, quasi sempre con Tevez, e in un'occasione secondo me Rafael ha fatto un vero e proprio miracolo. E ok, hai concesso qualche occasione al Napoli, come giusto che sia, perché è una partita secca, se non crei occasione non è che puoi pretendere di andare a vincere, no? Mentre il secondo tempo siamo entrati come dei baccalà. Ecco, degli idioti forse entravano in campo più convinti, più motivati, perché dal 45esimo all'88esimo non abbiamo fatto un tiro in porta, ma neanche, non ci siamo forse neanche avvicinati mai alla tre quarti, mentre il Napoli ovviamente era sotto, cosa faceva? Martellava, come giusto che fosse. Poi dall'80esimo al 92esimo abbiamo creato 18 palle gol. Se mi sembra una volta Tevez e una volta Vidal fossero stati più altruisti, forse la partita sarebbe finita al 90esimo. Ma per il mio modo di vedere poteva finire al 90esimo a prescindere. Si vedeva chiaramente che eravamo i più forti, però non siamo stati i più bravi. Poi va bene. 1-1, ok. Tempi supplementari, la Juve rientra in campo come nel primo tempo, un minuto e mezzo, bam, gol di Tevez. Perfetto, gol di Tevez, ricrea qualche altra occasione, però poi si fa inculare, infinocchiare. Dai, si fa infinocchiare ancora una volta da Higuaín, quindi Supercoppa italiana, a Doha segnano 4 argentini, più italiano di così non si può. E sia nel secondo gol, ma anche nel primo, secondo me, abbiamo fatto due errori difensivi. Il primo, nel primo gol, proprio Chiellini è andato proprio così, dove vado vado. E nel secondo, Chiellini, Padoine e Bonucci, dove andavano andavano. Quindi ci siamo fatti infinocchiare due volte da Higuaín, che ha fatto appunto una doppietta come Tevez. E ok, va bene. Poi incominciano a essere rigori. Uno si deve incazzare per una finale persa ai rigori? Assolutamente no, perché i rigori sono una lotteria. E va bene. Però prima Buffon para e Tevez sbaglia. Va bene, poi segnano tutti, segna anche il halbl in tribuna e va bene. Poi arriva, non mi ricordo chi, e Buffon gliela para. E ok, te puoi vincere la Supercoppa e chi bandi a battere un rigore? Chiellini? Dico, ma piuttosto vai a prendere un bambino dalle tribune e fargliela battere a lui, che è uno come Chiellini. O ti butta giù la porta, perché non è che riesce a fare il tiro perfetto, o te la sbaglia. E infatti l'ha tirata in bocca al portiere. Va bene. Poi, tiro successivo. Buffon la ripara. Hai ancora la possibilità di andare a vincere la Supercoppa. Fai battere a Pereira che fa la rincorsa da imbecille cronico. E dove la tira in tribuna ammazza un altro blah 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 blah. E a questo punto uno cosa pensa? Da 2 anni che rompono il cazzo per quella del 2012, l'abbiamo fatta vincere questa, perché uno non è che può pensare altrimenti, no? Per amor di Dio, il Napoli è stato bravo a sfruttare quell'occasione, infatti complimenti al Napoli, però porca puttana, abbiamo fatto un secondo tempo da pirla, infatti secondo me noi ci siamo fregati nel secondo tempo, che come ho detto prima, se fossimo entrati nel secondo tempo, almeno per 10 minuti come abbiamo fatto nel primo, l'avremmo chiusa lì. Natale, felici, contenti con la Supercoppa e ciao. Mentre adesso per qualche leziosità anche di troppo si sono beccati la Supercoppa. Ovviamente non accetterò chi dirà, ma la Supercoppa è una coppa di merda. Assolutamente no. Innanzitutto porta soldi e seconda cosa è un trofeo. Essendo un trofeo va vinto, non è che no, non puoi vincerlo perché non cambia un cazzo. Per l'amor di Dio, non cambia più di tanto, non è sicuramente il trofeo della stagione, almeno per noi, magari per loro sì, però detto questo niente, noi ci vediamo fra una settimana con un video speciale, perché nonostante questa piccola macchia è stato un anno top con 95 punti, io vi mando un grosso abbraccio, un saluto a tutti e forza Juve nel bene e nel male. E vabbè, dai, complimenti al Napoli, così almeno non piangono più per quella del 2012, dai.